Annullata dal comitato Bartolaggi la festa per il parco, l'evento che come da tradizione si tiene ogni 2 giugno ma che quest'anno non si farà. La decisione è stata presa con rammarico ma è una forma di protesta contro una delibera della giunta fanese che autorizza fino al 31 agosto prossimo l'addestramento dei cani da caccia su 21 ettari del futuro parco urbano al campo d'aviazione. Questo atto, voluto dall'assessore al patrimonio Carla Cecchetelli, è stato approvato dalla Giunta e a nulla sono servite le contestazioni delle associazioni ambientaliste e animaliste. Il 17 maggio, spiega Antonelli del Comitato Bartolaggi, siamo stati convocati da Cecchetelli che ha ribadito la sua ferma volontà di favorire nell'utilizzo dell'area solo le associazioni venatorie, escludendo tutte le altre. L'assessore, d'altra parte, precisa che questa zona sarà attrezzata anche per la sgambatura di tutti gli amici a quattro zampe e non solo per i cani dei cacciatori. Tale scelta, inoltre, è stata fatta perché il soggetto assegnatario dovrà provvedere allo sfalcio dell'erba e alla corretta manutenzione dell'area, senza alcun onere per l'amministrazione comunale. Le ragioni per cui hanno annullato la festa sinceramente non comprendono, perché la cosa si poteva coniugare benissimo, perché la zona è lungo via Papiria, quindi la zona diametralmente opposta dove si svolge la festa del parco, quindi non vedo. È una zona che può essere adibita a questo, a zona di addestramento cani, quindi non vedo i motivi dell'annullamento. Due situazioni che possono combaciare, e quindi secondo lei come mai hanno deciso di non... forse un segno di protesta? Un segno di protesta oppure sono questioni ideologiche, che io rispetto, per carità. Il comitato Bartolaggi però è deciso e continua a chiedere di ritirare la delibera, sperando di vedere al più presto la realizzazione del parco pubblico, obiettivo d'altronde che il comune di Fano vuole perseguire. Questa cosa ci ha molto preoccupato, 21 ettari su 33, tolte le parti occupate dal Gattile, le parti occupate dall'Aeroclub, le parti occupate dalla casa del custode, praticamente rimane un fazzoletto di terra a disposizione della città. La cosa che noi chiedevamo è che in questa zona venisse messo un divieto di caccia, altro che una concessione ai cacciatori. Noi non abbiamo niente contro i cacciatori, io sono figlia, nipote, cugina di gente che va a caccia, ma in realtà è una delibera che dice... no, ci sarà questa scadenza del 31-8 in questa concessione, però precisa, salvo eventuale rinnovo. E se viene rinnovata, questa concessione viene data dal 1 di febbraio al 31 agosto. Quella è una zona naturalista, è l'unica zona che è rimasta così vicino alla città incontaminata. Ed è incompatibile con l'attività, ogni tipo di attività di caccia. Quindi il vostro è un segno di protesta? È un segno di protesta, ma non perché non abbiamo lo spazio per fare la festa, perché questo veramente non lo so come definirlo, se è una provocazione, se mi sembra solo stupidità.